Coppola del Trentino, consigliere comunale verde a Trento, e poi Andrea Archioli di Caspi. Scusa Lucia, prima che tu intervenga, come voi sapete c'è una notevole differenza di percentuali fra le mozioni che sono state presentate e i delegati mandati a questo congresso nelle assemblee provinciali. Come avrete però notato, io come presidente sto alternando sostanzialmente, come se fosse 50-50, le varie mozioni. Non sono buono e non succederà sempre così, perché ho una valanga di iscritti a parlare e dovrò in qualche modo anche tener conto dei risultati delle assemblee. Però volevo segnalare con garbo che questo sta avvenendo, e lo ascoltate dal tenore degli interventi, e devo dire che l'assemblea è assolutamente composta e vi ringrazio tutti. Evitate di commentare negativamente le cose che non condividete, è normale, in un dibattito congressuale è normale. Io vi ho chiesto di star zitti quando Canducci stava attaccando a me, pazienza, è normale. Ascoltiamoci reciprocamente e ognuno poi in coscienza deciderà il proprio voto. Scusami Lucia che ti ho portato via il tuo tempo, che adesso però inizia da questo momento, e poi ripeto Andrea Archioli, poi dopo Andrea Archioli Matteo Badiali. Lucia Coppola. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Io vengo da Trento, dove l'inceneritore, contrariamente a quanto è avvenuto a Parma con i 5 Stelle, non si è fatto grazie ai Verdi, e ci tengo molto a rivendicarlo. Vengo da una città, dalla provincia dove i Verdi sono nati. Rivendico con orgoglio il nostro lavoro di tanti anni e il nostro esserci ancora, anche se non ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori per un pugno di voti, in realtà non ce l'abbiamo fatta il 27 ottobre alle elezioni provinciali, e stiamo ripartendo, ricominciando proprio sulla base di quella speranza che deve caratterizzare l'agire di chi davvero è verde, ambientalista ed ecologista, di quella speranza che ci permetterà e ci consentirà di restare anche con più libertà e con più forza forse sul nostro territorio, dove peraltro siamo molto ben rappresentati in tanti comuni, nelle comunità di valli, nelle circoscrizioni. Noi ci siamo ancora, abbiamo fatto una campagna elettorale davvero pancia a terra, abbiamo lavorato tantissimo, siamo rimontati dalla infelicissima esperienza di rivoluzione civile, abbiamo recuperato tanto, purtroppo non abbastanza, però abbiamo recuperato molto del nostro essere presenti su tanti territori ed abbiamo costruito soprattutto una lista con un forte patto generazionale, proprio per questo ricambio, che però non deve significare l'annullamento di esperienze, di storie, di percorsi, di persone che ci hanno messo in questi anni l'anima, la passione e anche la competenza. Tutto questo va recuperato, i giovani e i meno giovani devono stare insieme, come noi oggi qui dovremmo essere davvero insieme per contare di più. Io quindi mi appello fortemente al senso di unità che deve caratterizzare oggi questo incontro. Io credo che, contrariamente a quanto è stato detto in un intervento, sia molto importante invece per noi partire dalle nostre storie, dalle storie dei nostri comuni, delle nostre province, delle nostre regioni, che in questi anni noi abbiamo perso come contatto, come rete, perché è molto importante che fra di noi ci si sostenga. Anche noi nella solitudine di questa campagna elettorale difficile, perché siamo andati in rotta di collisione con i 5 Stelle che non erano presenti, che sono calati drasticamente dal 20% al 5%, con 6 che non era presente e che comunque è rimasto pure fuori, e con un PD onnicomprensivo e talmente indifferenziato da andare bene per tutti e per tutte le stagioni. Con loro siamo entrati in rotta di collisione, ma con tutte le persone di buona volontà che nel nostro territorio ancora ci sono, con le associazioni e con i movimenti, con un percorso partecipativo, noi ci saremo ancora, perché le nostre criticità le abbiamo, perché abbiamo un programma di governo di un candidato presidente nel quale noi con forza abbiamo fatto entrare molti dei contenuti verdi, ambientalisti ed ecologisti, ma abbiamo delle forti criticità,
Abbiamo il tunnel del Brennero che sta arrivando anche nella nostra provincia, 196 chilometri in galleria, una devastazione ambientale inimmaginabile, come ovunque è avvenuto, intercettazione di falde acquifere, un tunnel che dovrebbe passare in Sinistra Adige sotto il Castello del Buon Consiglio, tanto per dirvene una. Abbiamo il grosso problema dei pesticidi, dell'agricoltura nel nostro comune, in particolare il comune di Trento, che è il più grosso comune agricolo della nostra provincia e che è quello che ha maggiori criticità proprio per la contiguità dei territori agricoli di pregio con l'abitato. Cifre che fanno veramente pensare quando noi parliamo appunto nel nostro territorio trentino di 58 kg di pesticidi per ettaro, di 90 kg di pesticidi per ettaro e di 9 kg che sono quello che viene usufruito nel resto d'Italia. Quindi immaginate le criticità della nostra agricoltura e la Germania che questi fitofarmaci, meglio chiamarli pesticidi con il loro vero nome, li producono, ne usano un terzo con un territorio agricolo che è infinitamente più vasto del nostro. Abbiamo il problema adesso di una zona bellissima vicino a Madonna di Campiglio, nella quale si costruirà un invaso che sarà grande come 6 campi da calcio e per il quale l'acqua bene comune, l'acqua dei nostri fiumi bene comune verrà sottratta dal fiume Sacca, 200.000 litri di acqua che verranno sottratti continuamente da questo fiume per costruire un invaso che dovrà consentire a Madonna di Campiglio di avere l'innevamento in 4 giorni, perché è tutto subito, il consumo del territorio deve avvenire a questa velocità a servizio di un turismo che non va più bene. Quindi noi abbiamo un sacco di problemi adesso nel nostro Trentino, abbiamo il problema della Val Nambino, dei 5 laghi, nel parco d'Amello Brenta, una zona di una preziosità incredibile, una meraviglia della natura, nella quale in presenza di oltre 150 km di piste ancora si vogliono costruire piste che andranno veramente a distruggere un territorio di rara preziosità. Ed ecco perché noi in Trentino ci saremo ancora con tutta la nostra forza, con tutta la nostra speranza, con tutta la nostra voglia di stare insieme vecchi e giovani, con tutto quello che serve per cambiare e per essere insieme alle associazioni e ai movimenti che da noi ci sono forti, e ognuno con il suo percorso e con la sua storia, ma cercando di lavorare veramente insieme per ottenere qualche risultato importante. Io auguro davvero buon lavoro a tutti voi che siete qua. A me oggi dà molta gioia essere qui proprio per essere insieme a persone che hanno una visione del mondo che è simile alla mia. Io credo di poter ringraziare davvero Luana e Angelo che in un'ottica assolutamente di servizio e di generosità fanno questo lavoro per noi, e noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme. Grazie a Lucia.